Pescato fresco sempre più salato. In alta stagione, quando la richiesta è sempre alta, ristoranti e attività turistico-ricettive non possono tuttavia non fornire sulle tavole varietà di specie ittiche. Con il fermo biologico che tiene la flotta del medio-basso Adriatico in porto, il Tirreno la risorsa alla quale attingere. Primi carichi provenienti da Anzio, Civitavecchia, Fiumicino e Taranto il lunedì sera, con rincari di oltre il 30%. Un chilo di scampi? 70 euro, la classica frittura è passata dagli 8 ai 12, anche 13 euro. Consumatori perplessi nel caro vita che si fa sentire. Molte pescherie si rifugiano in un'offerta che va da spigole e dorate di allevamento, altre specie dai prezzi contenuti. Molte riapriranno solo quando si tornerà per mare col ritorno alla normalità. Questo pesce da dove viene? Questo è il pesce del Tirreno che andiamo a caricare a Taranto giornalmente, da quando abbiamo il fermo biologico, in vigore da ieri praticamente. E prezzi? Prezzi, c'è un ricarico del 30% in più, ma perché c'è poco assortimento. Quest'anno con la pesca in generale abbiamo avuto problemi perché le temperature troppo alte hanno fatto sì che con la mucillagine il pescato scarseggiava di più e quindi automaticamente un rincaro è doveroso. Quindi mettiamo 1 chilo di scampi. Gli scampi siamo allora, eravamo sui 55. 60, andremo a 65. Una frittura? La frittura è aumentata di molto perché la frittura quest'anno è praticamente irreperibile. E la frittura dalle 8 euro si aggira alle 12, 13. La gente che dice? E la gente, allora, chi non capisce giustamente si allarma, però il rincaro è generale.